Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi vorrei fare il video acquisti di fine marzo 2013. Direi che sono in anticipo, misteriosamente, infatti di solito ho un ritardo mostruoso con i video acquisti, in questo caso invece sono riuscito a farlo entro una settimana, quindi molto bene, però c'è da dire che i manga non sono moltissimi. Però in compenso ci sono ben due box di anime e quindi procediamo con il commentare gli anime. Allora, il primo box è il secondo box di Cowboy Bebop per la D-Init. Come vediamo in questo secondo box, oltre ai tre DVD con gli episodi, c'è anche questo DVD con i contenuti speciali. Questa serie non ho ancora terminato di vederla, mi manca giusto qualche episodio, l'ho quasi conclusa, diciamo, però non avendola appunto terminata, non ho ancora fatto la recensione, tuttavia posso comunque commentarla visto che i primi 20 li ho visti e devo dire che è molto divertente, a tratti seria, a tratti appunto molto più spesso ironica e quindi molto bizzarra. Ve la consiglio perché nonostante sia appunto episodi autoconclusivi, quindi uno magari può avere qualche sospetto, consiglio la serie perché devo dire che mi sta piacendo per il momento e appunto quando avrò finito di vederla farò la recensione. Abbiamo poi sempre per la D-Init il primo box in metallo di Full Metal Alchemist. Questa è la prima serie, quindi non è la Brotherhood, quella magari la recupererò dopo aver recuperato questa, che è la serie, se non sbaglio, del 2002. Questo box appunto contiene, oltre al cofanetto, diciamo, con i DVD, contiene anche un artbook. Eccolo là, spero si veda, sì, si vede. Oh, di questo ho visto pochissimi episodi, i primi 5, la serie in totale ne ha 52 e devo dire che mi ha sorpreso perché di solito le trasposizioni da manga ad anime sono, diciamo, avvengono, riescono a metà, tutto sommato, però in questo caso devo dire che quest'anime mi sta piacendo parecchio. Alcune cose mi sembra che non ci siano nel manga, perché o sono io che non mi ricordo tutto, però mi sembra che alcune cose appunto siano presenti nell'anime ma nel manga non ci siano. Comunque, nonostante ciò, la serie mi sta piacendo e chiaramente vedrete più avanti il secondo box e chiaramente più avanti farò la recensione. Passiamo ai manga e per la Star Comics abbiamo Le bizzarre avventure di JoJo, Vento Aureo numero 8. In questo volume la combricola giunge a Roma, dove poi deve recuperare un oggetto che si trova nel Colosseo. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Tuttavia, non tutti raggiungono Roma. Vabbè, meglio non dire altro perché sennò faccio spoiler. Comunque, purtroppo, non tutti appunto raggiungeranno la città. Poi, sempre per la Star, abbiamo One Piece, scusate, One Piece Blue Deep Characters World speciale o guida, diciamo, abbastanza bella. Ho già fatto una recensione più dettagliata, chiaramente, del commento del video acquisti di adesso, quindi se vi interessa andatevela a vedere. Però, comunque, devo dire che è stata appunto una guida medio utile. Io infatti acquisto le guide perché principalmente non so la storia a memoria, quindi capite bene che One Piece, insomma, è un po' lunghetto, quindi queste guide possono essere utili per chi come me appunto non si ricorda tutto. Ultimo acquisto per la Star Comics, The World God Only Knows numero 2. Questa serie la sto trovando piuttosto divertente e anche originale, quindi appunto mi sta piacendo. Purtroppo però non riesco a reperire il terzo numero, non ho capito perché di fatto questa è una serie Star Comics, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi, e invece boh, il terzo numero
Non sono riuscito a ordinarlo, è già da un paio di settimane che lo sto aspettando perché, come sapete, il video acquisti lo faccio dopo un po' che ho letto i manga. E quindi, vabbè, spero di riuscire a recuperarlo entro, non so, un paio di mesi. Non vorrei non vorrei metterci troppo tempo. Passiamo alla Planet, abbiamo Hunter x Hunter volume 22. In questo volume Gon e Killua si dividono e combattono entrambi con gli scagnozzi del re, e poi ci sono anche gli altri personaggi che vogliono evitare la cernita degli esseri umani. In questo volume succedono un sacco di cose, sicuramente qualcosa mi è sfuggito, però in ogni caso un volume davvero pieno, intenso, che mi è piaciuto parecchio, e questa saga secondo me si sviluppa sempre meglio. Abbiamo poi Naruto volume 45. In questo volume Naruto riesce ad entrare nella modalità eremitica e poi Alba decide di attaccare il villaggio della foglia. Mi è piaciuto il giusto, nel senso che non mi ha fatto impazzire, ma non mi ha fatto neanche schifo. Diciamo che è abbastanza bello, niente di appunto eccezionale, però comunque non si può neanche parlare male, secondo me, di questi numeri che non avranno niente di incredibile, però sono comunque piacevoli da leggere. E infine abbiamo una serie che ho iniziato da poco e con cui sono già fermo, felicemente, e sto parlando di Soul Eater. Questa serie in teoria la volevo iniziare un po' dopo, perché comunque non mi attirava tantissimo. Però in fumetteria avevo trovato il volume, diciamo, in prima edizione, quindi ho detto, vabbè, anche se non mi piace, comunque è un volume piuttosto raro, insomma, si è esaurito, quindi anche se non sarà tra i più rari, prendiamolo. E poi arrivo a casa e mi accorgo di aver acquistato la ristampa. Ero sicuro che era presente la prima edizione, però sono stato così attento che ho appunto acquistato la ristampa. Ciò mi ha fatto un po' dispiacere, però almeno ho acquistato la ristampa, la prima ristampa, quindi non quella cicciottosa. In merito alla serie c'è da dire che sia il primo numero, non vado oltre, non mi è piaciuto tantissimo, però è il primo numero, deve un po' svilupparsi chiaramente il manga, se no, se non gli lascio questo tempo. Non posso dire più di tanto, infatti io per decidere di droppare o no una serie mi ci vogliono almeno due volumi, il secondo lo leggerò a breve e sarà presente, presumo, nel prossimo video acquisti. Tuttavia con questa serie sono già fermo, cioè è già sospesa per me perché il terzo è esaurito e non so quando la Planet farà la ristampa e pertanto è una serie sospesa adesso. Con questo mi è già capitato con Hunter x Hunter, con Berserk e con altri manga. Vabbè, tralasciamo perché sennò fare la lista di tutti i manga che devo sospendere per certi motivi non mi va. Anche Hunter x Hunter, anche questo, ha dei volumi esauriti e quindi non potrò mettermi alla pari con l'edizione italiana. Infatti, presumo che nei prossimi video acquisti non sarà presente. Comunque ho detto tutto, vi rimando al prossimo video e aloha!